Abbiamo con noi Federico Neresini. Federico, oltre che essere professore qui all'Università di Padova, è anche docente del Master in Comunicazione delle Scienze. Io stavo cercando un modo per introdurre quello che vi volevo dire, e direi che il modo migliore che almeno per il momento ho trovato è quello di confessarvi che sono ossessionato dal tempo. Come dimostrano chiaramente due fatti: uno, che sono arrivato all'ultimo momento a mettere dentro la mia presentazione, e secondo, che la mia presentazione ha alcune slide in italiano, altre in inglese, perché ho finito di prepararla poco prima di venire qui. E per darvi un'idea del tipo di ragionamento che vorrei cercare di sviluppare, parto anch'io da una notazione autobiografica, che è esattamente il punto di partenza della riflessione che poi mi ha portato a fare le cose che vi racconterò, seppur succintamente. Farla in breve, la mia prima attività di ricerca da sociologo, eravamo nel 1986, è stata una survey, un'indagine col questionario, e l'elaborazione l'abbiamo fatta con le schedine perforate, che è stata un'esperienza molto interessante per me, perché il calcolatore non era sotto mano, dovevo perforare le schede, se sbagliavi una scheda all'80esima battuta ti toccava buttare via la scheda e ripartire, se poi si smescolavano le schede era una rovina. Non avevi accesso diretto alla programmazione della macchina, per cui eri nelle mani del tecnico a cui chiedevi mi faccia questo, e se lui ti diceva non si può fare, eri completamente nelle sue mani. Poi ho fatto il dottorato di ricerca e finalmente ho avuto, il primo computer che ho avuto è stato un Macintosh, poi è arrivato questo, un IBM. Quello lì è un IBM. Perché al tempo, per usare il software che poi si usa tuttora, insomma, per l'elaborazione dei dati statistici, quello più semplice, SPSS, la versione che girava bene girava su DOS, e quindi ho dovuto spostarmi su Microsoft, IBM and Company. La cosa, al di là degli standard, la cosa interessante è che io mi ricordo benissimo che facevo due cose. Una, che non c'era nessun menu a tendina, bisognava imparare qualche rudimento di programmazione per dire alla macchina che conti doveva fare, che poi lanciavi l'elaborazione alle 10, 11, mezzanotte di sera e trovavi i risultati la mattina dopo, sostanzialmente. Ci metteva 3, 4, 5 ore a fare le elaborazioni. Incomparabilmente più veloce del tempo che ci mettevo prima con le schedine a farle andare, portarle, aspettare il mio turno di uso della macchina, eccetera, eccetera. E tuttavia incomparabilmente più tempo di quello che ci mettevo. Adesso ho ricambiato macchina, non ho più un Vaio, ho di nuovo un Apple, ma insomma la minestra è sempre quella. Menu a tendina, tempo di elaborazione della stessa quantità, se non di una quantità di dati enormemente maggiore rispetto a quello che potevo lavorare nel 1990, tempo 3 secondi. Riflettendo su quello che facevo io, e contemporaneamente avendo iniziato a lavorare con laboratori di biologia molecolare, mi è venuta questa curiosità, vedendo il fatto che in questi laboratori progressivamente prendevano piede una nuova famiglia di strumenti, alcuni li chiamano l'alta prestazione, a me piace chiamarli, vedrete dopo, speed tools, strumenti veloci, che mi hanno fatto pensare a un parallelismo tra la mia esperienza di ricerca in qualità di sociologo e l'attività di ricerca che facevano questi colleghi in un altro ambito, che mi raccontavano in parte storie simili alle mie, cioè quanto tempo ci mettevamo prima a fare una cosa, adesso ci mettiamo pochissimo tempo e
abbiamo a disposizione enormi quantità di dati che riusciamo a produrre molto rapidamente e a elaborare altrettanto rapidamente. Per cui un po' alla volta mi è nata la curiosità, che poi ha preso anche un nome, adesso c'è anche l'etichetta che è quella del titolo della mia presentazione, questo Big Data, adesso va di moda questo, ma sostanzialmente la problematica mi era abbastanza chiara già prima, non solo a me a dire il vero, e allora mi sono fatto ho fatto una ricostruzione mentale per capire secondo me in che senso c'era un problema legato al tempo, crescendo la disponibilità di dati in quantità e in velocità di elaborazione e, aggiungerò dopo, a basso costo di produzione. Ora, questa è ovviamente un'ipersemplificazione, ma io mi sono immaginato che il processo di ricerca fosse una specie di motore a quattro tempi, che ci fossero quattro tipi di tempo: un tempo dedicato a riflettere e a pianificare le attività di ricerca e di elaborazione, un tempo dedicato a impostare, a programmare e a fare l'input della strumentazione, un tempo di elaborazione degli input da parte degli strumenti e un tempo poi di analisi dell'output. Ovviamente questa è una ricostruzione totalmente fasulla, perché le cose non procedono così. Forse ci assomiglia un po' di più questa, cioè l'idea che questi quattro tempi in realtà si viaggiano in parallelo e si sovrappongono in un processo che è più di tipo elicoidale, diciamo, volendo poi identificare questi quattro tipi di tempi. La riflessione, e congiuntamente a questo il lavoro di ricerca che ho cercato di fare, è stato quello di dire: non è che per caso, velocizzandosi i tempi di produzione dei dati e della loro elaborazione, si sono accorciati in modo proporzionale anche il tempo che si dedica a progettare gli strumenti, a focalizzare bene le domande di ricerca e a ragionare sui risultati? E quindi mi sono messo a chiacchierare con i ricercatori, andare in giro a laboratori e a cercare di capire se le cose andavano o no in questa direzione. E quello che ho trovato è che intanto, appunto, dentro un laboratorio o nell'attività di ricerca non ci sono solo strumenti ad alta prestazione, ma ci sono anche strumenti diciamo più tradizionali che si differenziano, oppure strumenti enormi. I fisici delle particelle non lavorano con le stesse cose, con strumenti di scala analoga al biologo molecolare. Allora è chiaro che, guardando la velocità, la quantità e il costo di ciascuno di queste famiglie di strumenti, ci sono delle differenze, e la cosa che mi interessava era capire che cosa cambia nel modo di fare ricerca man mano che si estende l'ambito di attività di questi strumenti ad alta prestazione, o strumenti veloci, come mi piace chiamarli, con output veloci, a basso costo e in grande quantità. In questo senso, molto simile, come vedremo tra un attimo, beh, questa la possiamo saltare, ai big data. Quindi le tre caratteristiche che li identificano sono questi. Ho in mente strumenti come microarray, NGS, ma anche PCR, real time, o cose di questo tipo per chi si muove nell'ambito, che producono, sono strumenti che producono enormi quantità di dati molto velocemente e quindi a un costo unitario, anche se si potrebbe discutere, insomma, su relativamente basso. E questo dà luogo a due tipi di diluvio o inondazione: una produzione molto elevata di dati su scala locale e una gigantesca produzione di dati su scala internazionale, globale, perché poi questi dati finiscono in enormi database che li rendono accessibili,
unitamente alle pubblicazioni che li accompagnano, sempre di più in stretta connessione. Qui il parallelismo con questa nuova etichetta dei cosiddetti big data è abbastanza semplice, anche la prima definizione di big data davano questa sottolineatura delle tre V, volume, velocity and variety, tanti dati velocemente e di provenienza diversificata. Prima ancora che l'etichetta dei big data prendesse piede, in realtà c'era già un certo dibattito interno alla comunità dei biologi molecolari e non solo, che vedeva opposte queste due, non erano fazioni, ma insomma due modi, no, di ragionare. Si è molto discusso se l'una stava prendendo il posto dell'altra, se l'una era meglio dell'altra. Una più tradizionale, guidata dall'idea dell'ipotesi, no? Ho una domanda, costruisco lo strumento, eccetera, e l'altra invece produciamo tanti dati e poi cerchiamo di cavarci fuori qualcosa. Adesso la sto veramente banalizzando, però insomma non è neanche così. Questa seconda va molto vicino all'idea buttata lì forse per primo da Anderson, della fine della teoria, no? Questo articolo del 2008, in cui in sostanza lui a un certo punto dice: con dati sufficienti i numeri parlano da soli. Se ne avete tanti, non avete bisogno di chiedervi prima che cosa state cercando, troverete qualcosa di interessante ascoltando quello che i numeri vi dicono. Guardando un po' da vicino la cosa, mi sono accorto, spero di aver visto, che questi nuovi strumenti, questo nuovo modo di fare attività di ricerca, incrocia nuovi problemi o problemi tradizionali che si sono riformulati e che io ho riassunto molto semplicisticamente in questa idea dei colli di bottiglia e poi delle scorciatoie che si cerca di utilizzare per superare questi colli di bottiglia. Adesso chiedo perdono a chiunque ami la grafica e la rappresentazione, perché questa cosa che vi mostro, che fa impressione a me stesso, pensatevi a voi, la rappresentazione che mi sono fatto è questa. Questo è il nostro strumento, il nostro speed tool. Questo è il primo collo di bottiglia, che è relativo al lavoro di preparazione per dar da mangiare a questi speed tool, perché una cosa interessante è che questi strumenti ad elevata prestazione in realtà richiedono un sacco di lavoro prima per essere, diciamo, messi nelle condizioni di funzionare, per la preparazione, chiamiamolo, dell'input. E poi il secondo collo di bottiglia è dopo, esce questa enorme quantità di output inizia a sorgere il problema: che cosa vuol dire, cosa ci caviamo, cosa ci facciamo di tutta sta roba. Allora, quali sono le scorciatoie, diciamo, i modi attraverso i quali nell'attività di ricerca si cerca di fronteggiare questi colli di bottiglia? Nel caso del lavoro di preparazione ci sono tre soluzioni abbastanza semplici. Una è: faccio lavorare più persone, metto in batteria spesso giovani ricercatori e avanti a dottorandi, no, laureandi, eccetera. Riduco i tempi di produzione del materiale da mettere, dell'input dello strumento, ingegnerizzando parti del processo di produzione attraverso l'acquisto di kit per produrre rapidamente, no, selezioni di separazione del DNA o cose di questo tipo, o comprando addirittura materiale preprocessato già in parte pronto per... È un po' l'idea della scatola per i dolci, della scatola per la pizza, insomma, invece che fare la pizza in modo tradizionale si compra la scatola per fare la pizza e in quarto d'ora si fa la pizza. Materiali appunto preprocessati,
E l'altra strategia ovviamente resta quella sempre disponibile di di condividere con altri laboratori lo strumento, che altrimenti se no resta sottoutilizzato. L'altra possibilità è sempre questa. Più gente al lavoro non riguarda solo il dentro dei laboratori, ma riguarda anche il fuori. Massimiano prima richiamava il 23andMe, questo sito, cui società a cui voi potete mandare la vostra saliva e voi avete per poco denaro come ritorno una mappatura della vostra patrimonio genetico con una serie di test. La cosa che lui non ha detto, perché giustamente non era centrale per il suo discorso, è che in questo modo questa società poi mette a disposizione dell'attività dei ricercatori una banca dati enorme dati di genetica di questa popolazione di utenti per la ricerca scientifica. Più gente al lavoro significa anche, per esempio, tutti quegli esperimenti di, alcuni la chiamano scienza 2.0, altri citizen science, che vanno sotto il nome dal più, forse più citato, SETI, a Galaxy Zoo, no? a Fold It, cioè tutti, diciamo, è l'idea della scimmia o del turco. Diamo tanti pezzettini da fare a tanta gente e chiediamo di darci indietro il materiale pronto per poi essere processato. Sono tutti, questo onestamente non, questo Fold It non lo conoscevo, è bellissimo, se vi capita datelo a vedere. Questo è una specie di gioco, di contest, vince chi trova il miglior modo per ripiegare le proteine, no, è come un gioco, sì, è come giocare alla roulette, o partecipi, chi fa la miglior performance vince, suggerendo in questo modo. Analogamente ci sono possibilità di superare il collo di bottiglia dell'analisi facendo che cosa? Sfruttando molto le immagini, che sono dei potentissimi strumenti di sintesi, sfruttando molto il fatto che tutti questi strumenti offrono la possibilità di avere delle analisi già pronte, delle serie di analisi già pronte, oppure non si escludono l'uno con l'altro, si fa affidamento a competenze esterne, il bioinformatico, il biostatistico, per aiutare i ricercatori in questa fase di analisi a ridurre la complessità di matrici di dati enormi, per cercare di dire dov'è che devo andare a guardare. Non posso guardare una matrice di 500x50.000, una celletta alla volta. Se c'è un algoritmo, una scorciatoia statistica che mi dice vai lì che c'è un cluster interessante, è tutto tempo guadagnato. Tutto questo per dirvi che cosa? Ho perso la nozione del tempo, appunto, non so quanto. 10 minuti, ma cerco di andare veloce. E di dire poi le cose forse in parte più interessanti per la giornata di oggi. Ci sono almeno 5 questioni collegate a questo tipo di trasformazione che io ho riassunto in queste: velocità e accuratezza, qualità dei dati, i dati non parlano da soli, eterogeneità e controllo sul processo di ricerca. Adesso rapidamente dico che cosa voglio sottolineare con questi 5 questioni aperte. Queste sono alcune pubblicità che ho preso da Nature, e adesso lì, questa qui con Ben didn't have an informatics bottleneck, è bellissima. Se voi li guardate, adesso forse non si riesce a leggere i testi, ma o nelle immagini, o negli slogan, o nel testo, c'è ossessivo il ritornello veloce. Veloce, affidabile, salva il tuo tempo, no? Fai più veloce le... Quindi c'è un incremento, una richiesta di... Sapete, chi fa la pubblicità ha il sesto senso per catturare la cosa che più interessa il proprio pubblico.
e se i pubblicitari di questi strumenti o di questi devices sottolineano questa idea della velocità, è un buon indicatore che la velocità, il tempo è diciamo, un elemento sempre più percepito come risorsa sempre più pressante. Un po' vale quello che si dice anche collegato all'avvento di internet o del web: se riusciamo a fare le cose una volta in modo sempre più veloce, quindi abbiamo sempre meno tempo, anziché avere più tempo. E onestamente è un po' quello che mi sembra che stia succedendo anche nell'ambito della ricerca. Sulla qualità dei dati, qui vorrei solo... va sottolineato il fatto che i dati non sono mai, non sono lì, sono sempre un processo di produzione e utilizzo. E in questo processo ci si tira dietro molto rumore, molta sporcizia. Tant'è vero che poi c'è qualcuno che sottolinea questo dicendo: abbiamo assolutamente bisogno di dati affidabili, su cui qui basiamo alcune ricerche, no? Scusate, alcune politiche, ma lo stesso vale sicuramente per l'attività di ricerca. Quindi tutto questo, questa velocizzazione dei processi si tira dietro una quantità di rumore che non sempre è semplice identificare e eventualmente eliminare. Vabbè, qua la faccenda qui sarebbe piuttosto lunga, ma insomma l'idea che i dati parlano da soli è un po' strana, insomma, no? I dati non parlano da soli. E per questa ragione chiamare un database un deposito di informazioni, come dice qui von Förster, sarebbe come dire che un garage è un deposito di trasporto. I database non sono depositi di informazione, diventano depositi di informazione nel momento in cui qualcuno li utilizza cercando qualcosa, se no non sono nulla di che. E quindi questo è un aspetto problematico collegato a quello che dicevo prima, cioè se è vero che la velocità dei tempi di produzione e di lavoro collegate all'avvento di questi strumenti riduce anche il tempo dedicato alla riflessione, all'analisi, alla preparazione, per certi versi fa sì che questi database crescono in quantità ma corrono il rischio di diventare sempre meno informativi, perché è sempre più difficile interrogarli avendo almeno una vaga idea di che cosa stiamo cercando. Questa qui è l'ennesima ipersemplificazione. È chiaro che ricostruendo la rete, no, di elementi o attori o soggetti, chiamatelo come volete, collegate al funzionamento di questi strumenti lì nel centro, si vede a colpo d'occhio che è una rete molto estesa e fortemente eterogenea, c'è dentro di tutto. E questo richiama un aspetto che mi sembra sempre più evidente, almeno negli ambiti di ricerca che ho cercato di analizzare io, e cioè che un tempo crescente del lavoro di ricerca è dedicato ad attività di managing, di gestione di questi network sempre più estesi ed eterogenei. Cioè i ricercatori sono sempre più spesso chiamati a investire una quantità di tempo veramente consistente in questa attività di, chiamiamola, networking, se volete, no? Che non è secondaria, cioè è dentro, è nel core dell'attività di ricerca e non riguarda solo il capo. La gestione dei contatti con le ditte, con i tecnici, no, spesso la fanno i dottorandi, perché il capo fa magari attività di networking con altre, il PI fa attività di networking con altri ambiti, no? Però il tempo richiesto in questo senso è sempre più grande e sempre più diffusa, anche se un po' serpeggiante, questa sensazione da parte dei ricercatori di avere ridotto la loro capacità di controllo su il processo di ricerca, perché
sempre di più sentono di aver voluto o dovuto delegare ad altri parti di attività che prima invece facevano loro e controllavano meglio. Non solo con gli strumenti che richiedono appunto poi lo statistico, l'informatico, eccetera, ma anche con l'acquisto di materiali preprocessati, con l'acquisto di, con l'utilizzo di kit, per fare cose che prima invece si facevano più lentamente, ma diciamo sapendo un po' meglio che cosa si stava facendo. Tutto questo, e così concludo, mi porta a questa considerazione. Sicuramente qualcosa sta cambiando, se non è già cambiato nel modo di fare ricerca, ma questa accelerazione nella produzione di dati e nella loro quantità ha una serie di conseguenze, non ultime queste due che qui ho ritenuto più significativo sottolineare per il lavoro di questi due giorni. La prima è appunto questa crescente dipendenza da scatole nere, da pezzi del processo di ricerca di cui si sa poco, di cui si controlla poco da parte degli scienziati, in realtà non sono conseguenze, sono domande che metto lì. Che conseguenze hanno sulla credibilità, sulla public accountability, sulla affidabilità pubblica della scienza e degli scienziati? L'altro aspetto su cui volevo richiamare in chiusura la vostra attenzione è che, se è vero che l'attività di ricerca è sempre più veloce e sempre più affollata di cose da fare, dove possono gli scienziati trovare il tempo per comunicare, per fare public engagement, per fare attività outreach e cose di questo tipo? La ricerca che citava prima Massimiano, fatta su una quarantina di istituzioni di ricerca in Europa, mostrava chiaramente questo. Salvo rarissime eccezioni, l'attività di comunicazione e di contatto, diciamo, con il pubblico in senso ampio, là dove viene fatta, è nella maggior parte dei casi affidata alla buona volontà dei ricercatori. Chi lo fa per passione, chi perché ha un ego sì, forse questo è un buon sistema per selezionare le persone. Tuttavia questo però pone, dal mio punto di vista, almeno una questione, cioè non dovremmo forse spingere per un maggiore riconoscimento in termini di carriera di questo tipo di attività, che invece attualmente, nonostante le istituzioni scientifiche e le istituzioni che finanziano le istituzioni di ricerca richiedano, no, spingano perché queste attività vengano fatte, è anche vero che chi dedica del tempo a queste attività non ne trae beneficio in termini di carriera. Questo mi sembra un elemento decisivo, cioè alla fine dire che ho fatto, adesso prima scherzavamo con Massimiano dicendo che sì, nel nostro raggruppamento disciplinare c'è stata una certa sorpresa, no, nell'apprendere che alcuni nostri colleghi hanno messo nell'elenco delle pubblicazioni per la valutazione ANVUR gli articoli pubblicati sulla Repubblica o sul Mattino di Padova, che chiaramente sì, esatto, no? È chiaro che valutate, cioè, rispetto ai parametri del peer reviewing, eccetera, questa è un'attività che non vale nulla. Però dal punto di vista della terza missione o della comunicazione pubblica della scienza potrebbe avere il suo peso. Bisognerebbe forse trovare il modo non è automatico, non sto dicendo questo. Bisognerebbe però trovare il modo di valutarlo e di riconoscerlo, altrimenti che spinta si può avere, soprattutto per chi è in fase di affermazione, di costruzione della propria carriera, a dedicare del tempo per questo tipo di attività e non all'attività
pura di ricerca in laboratorio o di pubblicazione su le riviste peer reviewed. Finito. Grazie.